una settimana fa, cosa avevo detto io? Se la Roma perde a Lione, esce uno di quei video sfogo che chiamano la polizia fino a casa mia e mi arrestano. Ecco, ben servito. Lo sai perché? Parto da un presupposto, da uno solo, da uno solo. Abbiamo insegnato a tutta Italia, a tutto il mondo, un manuale d'oro. Come buttare nel cesso un'intera stagione in una settimana. Perché all'interno di una settimana abbiamo perso le tre partite più importanti dell'anno. Quella contro la Lazio, quella contro il Napoli e quella adesso contro il Lione. Non è finita, però miseriaccia non accetto. Non lo posso accettare il modo come cavolo andiamo, affrontiamo le cose. Perché ragazzi, ora analizziamo, stiamo tranquilli, state buoni, perché ora parlerò di tutto. La Roma entra in questa partita benissimo, bene, fin qui posso essere rilassato a parlare, perché? Perché la Roma ha un approccio con la partita perfetto, subito in avanti, subito che crea occasioni, porca miseria, crea occasioni, ci fosse una volta in cui tu riesci a concretizzare, no, per carità divina, non esiste proprio. Prima azione del Lione, gol su calcio piazzato, giusto, gol del difensore su calcio piazzato. Subito dopo fa una cappellata assurda proprio colui che aveva segnato e Salah ne approfitta e segna. Bene, 1-1, perfetto. La Roma passa in vantaggio, vado veloce perché poi c'ho molte altre cose da dire dopo. La Roma passa in vantaggio con un gran gol di testa di Fazio che deve un po' insegnare a Edin Dzeko come si colpisce la palla di testa per segnare, perché ancora non l'ha capito. Io Dzeko gli faccio i complimenti sempre perché per me è un grande attaccante, non smetterò di dirlo, però quando gli devo tirare le orecchie lo faccio. Perché, porca miseria, non sai tirare di testa. Tira meglio di testa, Papu Gomez. Non perdi niente, ma davanti al portiere tu di testa fai il cucchiaio tipo quello di Pelé, calcio di rigore contro la Germania. Non dai potenza al pallone di testa. Ci fosse una volta in cui tu fai un colpo di testa perfetto, teso, che mette in difficoltà il portiere. Mai, mai, non esiste proprio, per carità. Oggi Dzeko ha fatto una partita proprio da andare via, da chiudere il video e lasciare YouTube. Perché, ragazzi, hai fatto una partita incredibilmente schifosa, perché porca miseria, Dzeko, sei un bradipo. Sei un bradipo, in questa partita sei stato un bradipo. Hai la reattività di un bradipo. Hai la reattività di una tartaruga. Non so, cavolo, c'è la palla vicino. No, te pesa alzare la gamba e prendere. Ti pesa andare incontro al pallone. Ti pesa, cosa vuoi? Che c'hai il fiato che fa un passo? Perché non anticipi mai? Perché quando gli passano la palla rimani fermo come Nebete e ti fai anticipare? Perché? Non esiste, oggi hai fatto una partita svogliata. Va bene rispondere di testa, va benissimo, perfetto, ci stanno. Ma in avanti, porca miseria, uno stop. Che una volta che tu riuscivi ad andare incontro al pallone, non ce n'è stata una. Molte volte le palle in avanti non ci hai creduto. Quando hai lasciato sfilare fuori il pallone, che poi hai recuperato perché la palla non è uscita fuori, Non so se mi spiego l'azione offensiva della Roma, quando la palla stava per uscire fuori, Dzeko non ci ha creduto. Sul tiro di Strootman, quando Strootman ha tirato di destro, il portiere ha respinto. Dzeko non ci ha creduto, perché l'avevi presa quella lì? Andai avanti, la prendevi. Una cosa mi fa arrabbiare, quando una persona, non un calciatore, non crede nell'andare incontro o in recupero del pallone. Una cosa che mi urta, perché stai così svogliato, che cosa fai così? Sì, mi pesa, ma de che? Oh! Un'altra cosa. Io voglio dire una cosa, innanzitutto, torniamo al gol de Fazio, voglio fare un applauso ai tifosi francesi, perché a me mi bacchetto sempre perché punzecchio sempre le tifoserie, soprattutto la mia tifoseria quando fa le cavolate, e oggi voglio fare complimenti, un applauso come faccio sempre, ai tifosi francesi che lanciavano la carta, che lanciavano le cose ai giocatori della Roma quando battevano l'angolo, un applauso di grande sportività, complimenti! Complimenti, vi ritavate proprio quattro baguette, ma quattro baguette ci hanno messe loro. Allora, un'altra cosa, a parte che il Lione c'ha la difesa proprio, per non dire un termine troppo pesante, diciamo c'ha una difesa che è un brodo, una difesa inguardabile, perché la partita quando è cambiata, quando è entrato Chalet, che io lo seguo da tempi del Paris Saint-Germain, è cambiata la partita. Però la difesa molle del Lione c'è sempre stata. Io dico, perché non approfitti? Mamma mia, quante occasioni abbiamo sprecato oggi! Mamma mia! Gol mancato, gol subito. Tolisso fa un gol da inchinarsi. Un gol in cui io mi devo inchinare. Un gol pazzesco. Un gol pazzesco ha fatto Tolisso. E applausi, complimenti, 2-2. Qui la Roma doveva gestire, doveva cercare di andare in vantaggio. No, per carità, no. Troppe occasioni abbiamo lasciato anche al Lione.
troppe, perché tu, non, noi non possiamo permettere alla Gazzetta di girarsi. 2 volte abbiamo dato il permesso alla Gazzette, o la Gazzetta, non mi frega niente come si pronuncia, a stoppare il pallone e si è rigirato per tirare. Troppe volte tu non puoi concedere questo, ma tu non puoi concedere il grande gol che ha fatto Fekir. Tu non lo puoi concedere quel gol lì. Marcato da 3 persone, l'avete fatto girare e l'avete fatto rientrare per tirare in porta, dentro l'area. Ma non esiste proprio. In tre, regà, ma di che stiamo a parlare? Poi ha fatto il grande gol e lo ammetto, lo dico, però non è possibile. Abbiamo una difesa molle, non quanto quella del Lione, ed è questo che mi fa arrabbiare. Il Lione c'ha una difesa che è un budino, è un budino. E allora perché? Perché non approfittiamo? No, no. Sbagliamo tutto, Bruno Perez, oh! Ma l'avevi visto Bruno Perez? Bruno Perez! Giochiamo con Bruno Perez in Europa! Con Bruno Perez! Lo ridico un'altra volta, con Bruno Perez! Non abbiamo capito di chi? De Bruno Perez! Sì, la stessa persona, Bruno Perez! Cosa fa Bruno Perez? Niente! Fa i pezzi, fa il fenomeno, il doppio passo, sì, fa finta! Bella finta, ma de che? Che poi perdi palla! Fa tutta la scena e un mezzo 2, 1, 2 e poi perdi palla. Poi sbagli il passaggio. Poi Crossi che crosta meglio il gatto che mi è morto 2 anni fa. Crostava meglio lui, vai. Dai la zampetta, crosta meglio di te. Non sai fan cross. Non sai fan dribbling perché lo fai poi perdi palla. Non sai fan passaggio. Non sai fare il difensore. Non rientri mai. Tu guardavi la fascia, Bruno Perez e il giocatore del Lione è qua. La tutta fascia per sé quello. Andava a passeggio, andava a fare trekking sulla fascia di Bruno Perez. Tant'è che i pericoli sono tutti venuti da sinistra, dalla loro sinistra. Perché Bruno Perez non ci stava mai, non tornava mai, se tornava, tornava male, cioè non marcava l'uomo, lasciava l'intera fascia libera. Quello lì, non so, andava all'indietro, saltellava, come una gazzella in mezzo al deserto. Ci stanno le gazzelle del deserto, non lo so. Ma ragazzi, troppi errori poi. Spalletti, io molto critico pure a te perché non è possibile. Che me fai? Cambi all'83esimo, all'86esimo, al 94esimo. Ma me sappia in giro? Ma me sappia in giro? Che me fai con quei cambi lì? Ma quando li fai i cambi? No, aspetta, è finita la partita, fai adesso i cambi, aspetta. Forse sei ancora in tempo. Ma che senso c'ha? Che senso ha far entrare Paredes all'83esimo? Va bene, per gestire palla, ok? Ma che senso mi fa entrare Perotti all'86esimo? Il cambio di Perotti a che serve? Uno c'è ragione, ci pensa. Il cambio di Perotti cosa serve? Per dare qualità alla squadra affinché possa creare occasioni offensive. Ma se tu me lo fai entrare a 2 minuti dalla fine della partita, che mi crei? Un par de ciole mi crei. Un par de ciole. Tu mi avessi fatto stiamo qui un quarto d'ora prima, al 75esimo, perché tu vedevi che qualcosa non andava. Tu lo vedevi che la Roma ad un certo punto ha sofferto il Lione, non riusciva più ad attaccare, a gestire palla. Lo vedevi? Allora questi cambi non me li fai a 5 minuti dalla fine, me li fai un quarto d'ora prima. Non me li fai a 5 minuti dalla fine. Poi arriva il 4-2 che potevamo benissimo evitare. Troppo spazi, troppi spazi lasciavamo. Il 4-2, porca miseria, ci ha tagliato le gambe. Sul 3-2 ci poteva sta. Perché sul 3-2 i 2 gol in trasferta sono buoni, ma sul 4-2, ragazzi, ma che senso ha? Cioè, ma perché? Perché dobbiamo buttare tutto? Tutta una stagione. Spalletti ha detto abbiamo guadagnato questo, dobbiamo sudare, abbiamo sudato per averlo. Ma allora difendete cosa che non sapete fa niente? Se tu davvero volevi difendere questa partita, la portavi a casa. Sul 2-1 cercavi di gestirla. Sul 2-2 cioè, non giocavi in questo modo, non affrontavi così una partita, soprattutto nel secondo tempo. Perché nel primo tempo non posso dire niente alla Roma. È nel secondo tempo che mi sale l'ira. Io ci credo, è vero, la Roma si sostiene sempre, si sosterrò sempre, è vero, è sempre in questi momenti bisogna tirare sempre il meglio, ma sì, vanno bene tutti i post che vedo su Instagram, ovunque, bisogna combattere, sì, ma così non va da nessuna parte, sono solo parole alla fine, per loro, per me no, per loro sì, perché sennò non si spiegano certe prestazioni, sono 3 partite che dite le stesse cose, tutto il Spalletti che dice, non vivo tutto questo catastrofismo che vive intorno alla Roma. Fai bene, però tu poi non me lo senti il 4-2 al Lione. Eh no, perché allora vuol dire che ci abbiamo ragione noi. Tu devi confutare tutto questo catastrofismo. E non lo fai. Sono 2 partite che non lo fai. Mo puoi, cioè, non esiste proprio, non accetto. Non accetto questo. Quindi ora, io davvero mi auguro che ciò che stiamo dicendo, che sta dicendo Spalletti, che non è la fine del mondo, che è tutto recuperabile, vada recuperato. Perché altrimenti, ragazzi, l'ennesima stagione in cui sono solo chiacchiere.
Va bene ragazzi, questo video finisce qui, lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Da Papo Giallo Rosso è tutto. Adios.